getting the honorary citizenship of all these places are really a big honor for me, and it's a good chance that I have. If I have one owner in every city in Italy who knows me, that's a really big thing for me. I have a house in every city. That's a really un onore enorme questo di avere assegnata la cittadinanza onoraria ai tanti comuni italiani. Se dovessi andare ospite in ognuno dei comuni che mi hanno dato la cittadinanza, starei a cavallo veramente. E quindi di nuovo anche loro mi hanno tanto aiutato, hanno aiutato me, hanno aiutato la mia famiglia e tramite me tutti coloro che difendono la libertà di parola. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, naturalmente sarebbe anche questo un grandissimo onore, però preferisco non commentare, non credo che sia il momento di parlare questo. E peraltro io mi sento già cittadino italiano anche se non lo vedo scritto da nessuna parte. To be with paper or something like this. I'm Italian already, with the love of all these people and everyone who's talking about me. You know that we waiting you in Bologna when you could come in Italy, and then we going together to watch the game. You sit with beside me, and then we going together to the stadium, and then you. La partita seduto vicino a Di Vaio. E un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima è che Patrick fa molti auguri alla squadra perché si qualifichi per gli europei. Speriamo, sarebbe un sogno per noi. I want to ask everyone who's working in journalist, I want to tell them that you have working in a very very exciting job. I was always like wondering that I would be like a journalist because I like how this position is really really exciting and full of challenges. La professione del giornalista è una professione stupenda, è emozionante, piena di sfide. E una cosa che a me è sempre piaciuta moltissimo. E poi il giornalista ha un ruolo importantissimo nella società. Se io sono qui oggi è grazie all'impegno di tanti giornalisti. E io che sono stato imprigionato semplicemente perché ho espresso la mia opinione e le mie convinzioni. Quindi il lavoro del giornalista è assolutamente prezioso perché il giornalista può cambiare le cose, può cambiare anche la posizione di uno Stato, di un governo. About the minorities in Egypt. I'm here because of the efforts of all of you. So the young journalists should know that their work is really, really valuable and make a real change and change the decisions not only for the people around them, but that they change the decision of countries and governments. The last thing for all of you that I'm really grateful and thankful that I'm here today with all of you, and I want to send all my luck and support to all the Italian and worldwide journalists who are there on the Ukrainian borders trying to tell us what is happening there and reviewing all what's happening from say. Volevo dire un'ultima cosa e riguarda la mia gratitudine nei confronti come già ho detto dei giornalisti. Ma molti dei giornalisti che mi hanno aiutato adesso hanno bisogno dei miei auguri di fortuna, della mia vicinanza, perché si trovano sul confine ucraino e sono lì in una zona di grande pericolo semplicemente per dirci quello che sta succedendo. Per quanto riguarda me, naturalmente voglio che questa guerra cessi e voglio esprimere il mio sostegno, il mio appoggio non solo ai giornalisti che sono lì, ma a tutti gli ucraini, alle minoranze. E poi voglio ringraziare Azora che era con me qualche giorno fa, adesso non c'è, perché è proprio lì sul confine ucraino. E anche Marta, Laura, insomma tutti quelli che abbiamo on the Ukrainian borders, all my love to her and to Marta from Corera and from for Laura and everyone who's working there on the borders of Ukraine.